Ciao a tutti e bentornati sul canale delle Perre di Vale. Come vedete qui io ho già fatto un pannello delle mattonelle che vi ho fatto vedere come creare la mattonella. E se vedete io ho messo 3, 6, 9 mattonelle e poi ho fatto un perimetro di punto basso. Vedete, ho fatto 4 giri. 1, 2, 3, 4. E l'ultimo 4 giri in più ho fatto un giro in tre lati, precisamente in questi tre, perché io deciderò di mettere il lato, vedete, dove ho fatto la cucitura più lunga attaccata per il lungo, ma voi potete decidere anche di farlo per il largo. Comunque dovete fare l'ultimo giro, il quinto giro di maglie bassissime su solo tre lati. Ok? Questo 1, 2 e 3. Ora vi faccio vedere come ho assemblato, come ho attaccato io le mattonelle l'un con l'altra e andremo a fare l'altra parte che è il negativo di questo. Vedete, qui ho fatto il centro scuro e qui ho fatto il centro chiaro, quindi andrò a cucire, visto che questo è stato cucito con lo scuro per evidenziare le righe, andrò a cucire diciamo ad attaccare con il chiaro. Ora vi faccio vedere come ho fatto, poi dopo vediamo come anche cucire per il lungo. Bene, io col mio uncinetto numero 3 metto i due rovesci, questi sono i rovesci, mi raccomando, si vedono benissimo. Adesso spostiamo questo è il rovescio, si vede, perché se voi fate caso, guardate, uno è la rovescio e uno è la dritto, si vede benissimo. Ok, quindi dovete mettere i due rovesci insieme perché andiamo a cucire, voglio fare la cucitura che si veda. Quindi, come faccio? Io faccio in questo modo, prendo una molletta da cucito e mi blocco una parte, così, cercando di tenere, perché magari a volte può succedere che avete fatto qualche maglia un po' larga, quindi io vado a bloccare, quindi so che devo mettere a pari, vedete, deve venire a pari. Prendo il filo, il mio cotone, e mi vado a prendere la mia codina da dove ho fatto le 3 catenelle, vedete? Vado a prendere la mia codina, porto la coda avanti e blocco il filo. Ora faccio un punto alto per bloccare questo e vado fa e prendo ogni punto, vedete, due, anzi qui ho tolto la camera, ok, così vedete meglio. Ok, vedete, ho fatto la mia codina e ho bloccato, poi prendo due maglie, vedete, queste due dopo le 3 catenelle e vado a prendere, mi raccomando, tutti e quattro, sia da un lato che dall'altro, vedete? E faccio la prima maglia, vado nella seconda, prendo sia le due asole da una parte sia dall'altra, mi raccomando, e faccio una maglia bassa. E vado avanti così fino alla fine, vedete? Fino alla fine, poi dopo vi faccio vedere come attaccare anche la terza. Come vedete, io ho finito una parte, la parte dritta. Vedete, questa è la mia codina. Andremo poi a tagliare il filo, però vi voglio far vedere, e questo sarà il sopra, vedete? Qui è chiaro, mentre nell'altro che ho fatto è scuro.
ci sono le combinazioni di colore. Ora vado a prendere un'altra mattonella e metto sempre, scusate, tagliamo la nostra codina, tagliamo e andiamo a stringere. Dopo andremo a nascondere le codine quando abbiamo finito. Ora prendo un'altra, scusate, questa un'altra, e andrò a mettere sempre rovescio con rovescio. Vedete qui? Ora lo vedete bene perché avete cucito, quindi si vede così. Fermate sempre il fondo con una molettina o uno spillo, almeno io faccio così perché almeno così so che mi viene pari, okay? E sta più fermo il lavoro. Prendiamo il filo e come prima andiamo a prendere dallo spazio con le 3 catenelle, facciamo la nostra rasola, fermiamo la nostra codina e andiamo a cucire anche questo lato qui. Mi raccomando, se avete lavorato bene prima, le maglie dovrebbero essere tutte a pari. Vedete, 2 asole davanti, 2 fili di dietro, sempre dallo stesso, cioè alla la stessa distanza, sia, cioè questa è la prima, questa è la seconda, sia davanti che di dietro, poi la terza, le 2 e la terza dietro, facciamo, e così via fino alla fine. Bene, ora io ho finito di attaccare per la larghezza, andiamo a metterlo per la lunghezza. Come ho detto, io voglio che le righe attaccate vengano, scusate, da questa parte qua, così, scusate, c'ho il mio gatto che non si vuole spostare, quindi io farò le linee lunghe. Comunque non ha importanza adesso come le mettete, l'importante è l'ultimo giro, che poi vi dirò se decidete di metterle sia per lunghezza o per la larghezza. Bene, adesso come facciamo per cucire queste? Dobbiamo sempre metterle a dritto contro rovescio contro rovescio, noi dobbiamo vedere dal dritto, e sempre con una delle mollettine ci fissiamo in modo da tenere fermo tutte le piastrelline, così il lavoro vi viene unito. Vedete? Mi raccomando, dovete prendere sempre la maglia davanti e quella corrispondente dietro, deve andare di pari passo, perché dovrebbero essere tutte uguali. Quindi con il filo io vado a prendere sempre nel mio spazio delle 3 catenelle, chiudo, fermo il filo. E così fino alla fine. Poi unirò anche l'altra parte, sempre dritto, rovescio con rovescio. Io devo vederla dal dritto per fare tutta la riga fatta bene. Scusate, non vi ho detto, vi voglio dire come fare quando avete attaccato e siete arrivati al primo, vedete, al primo spazio dove fate le 3 catenelle. Qui facciamo 2 maglie dentro lo spazio, 2 maglie basse, così. Poi andiamo nella prossima, vedete, nel prossimo spazio, e facciamo altre 2 maglie basse in modo da unire bene quando apriremo, che sono tutte unite, vedete? Poi vi faccio vedere alla fine. Quindi, come ho detto, continuo così e poi vi faccio vedere.
Bene, abbiamo fatto il pannello, abbiamo finito il pannello come attaccare le nostre mattonelle. Ora dobbiamo fare il giro come questa. Vedete? Scusate, vedete qui? Io ho fatto 4 giri di punto basso e l'ultima ho fatto un giro di punto bassissimo solo in 3 lati, cioè questo qua su l'ho lasciato perché sarà la mia apertura e non ho fatto il punto basso perché poi mi serve per fare altri 2-3 giri a secondo come mi trovo, vedo poi in ultimo, altrimenti gli faccio il giro basso di punto basso. Io ho già fermato tutti i fili e ho già fatto anche il mio laterale. Vedete, adesso mettiamo un attimo qua, vedete, questo è il mio laterale, l'ho fatto, sono 2, 4, 6, 8, 9, come sono 9 le mattonelle nel nostro pannello. Nelle 3 in mezzo, nelle 3 centrali, gli ho aggiunto questa rete per irrigidire e poi l'ho fermata con i punti bassi, i 2 giri di punti bassi. Il primo giro l'ho fermato, il secondo giro ho fatto un punto basso normale. Poi qui ho rimasto da fare il punto bassissimo tutto attorno, meno che qua in alto, perché questa sarà l'apertura, quindi devo fare altri 4 giri e poi dopo vediamo quando attacchiamo la borsa insieme per fare il perimetro e farlo tutto uguale. Ora, siccome questo io l'ho fatto con finivo col bordo chiaro e ho fatto il bordo scuro, i 4 con lo scuro, qui farò con il chiaro questo. Quindi vado a prendere il mio filo, ora vi faccio vedere come aggancio il lavoro. Come al solito prendo il mio filo, poi aggancio faccio la prima catenella e porto questo filo di qua per fermarlo e ora mi porto la mia codina per inglobarla e andrò a fare un punto in ogni spazio, non in una ogni maglia, ogni spazio, in questo modo, e faccio dei punti bassi in questo modo. Ne farò 4 giri di punti bassi e vi ricordo che qui dove ci sono i 2 spazi ne faremo 2 qui e 2 qui. Ok, quindi io adesso faccio i miei 4 giri e poi ci vediamo. Nell'angolo vi faccio vedere come fare per fare un po' di punta. Ho fatto una maglia nell'angolo, poi faccio 1 e 2 e vado nell'altra maglia. Vedete? Poi vi faccio vedere. Ok? Vedete che ho fatto un po' di punta, ok? E questo qui l'ho fatto in tutti gli angoli. Bene, abbiamo fatto i nostri 4 giri di punto basso, ora andremo a fare il giro di maglia bassissima e dovete ricordarvi di lasciare su un lato senza la maglia bassissima. In pratica dovete farle su 3 lati, perché quello che lasciate senza andrà poi in alto. Siccome io in questo ho deciso di lasciare senza la parte, ora ve lo dico, questa è la rovescio, la parte in alto, e come vedete le righe, quelle che vanno dritte sono queste, cioè per la larghezza, quindi io lascerò in alto dove ho i quadrati che si interrompono e poi vanno sotto. Non so se mi sono spiegata, perché dovete lasciarli tutti dallo stesso lato, non potete fare questo così e questo qua dall'altra parte. Vedete, qui c'è la
diciamo il lato lungo tutto intero, invece io inizio a fare il punto bassissimo da questa parte in modo da lasciare questo in alto e avendo la riga tutta attaccata per il largo, perché come ho detto dovete farlo uguale all'altro. Quindi iniziate a fare maglia bassissima se volete, non è obbligatorio, io lo faccio perché a me piace vedere il lavoro diciamo molto più pulito e fa un altro effetto. Quindi prendiamo la maglia, tiriamo su e facciamo passare dall'altro lato, prendiamo la maglia, facciamo passare e portiamo dopo l'uncinetto. Vedete, così tenete il punto molto lento perché altrimenti si arriccia, e andiamo a farlo appunto su tre lati, e ci vediamo dopo.